Chiude l'arena di Massimo Giletti, punto interrogativo. Su internet sembra proprio di sì, ma quindi bisogna prendere, come dico sempre, le notizie che si trovano sul web, per così dire, con le pinze. Sarebbero state annunciate queste, come dire, questa, sarebbe stata annunciata, come dire, questa fine di questo programma televisivo che da ormai molti anni ci tiene in compagnia su Rai 1, e che tiene alto il dibattito per quanto riguarda il mondo della politica. E pensate che sarebbe stato quindi deciso che molto probabilmente l'arena di Giletti chiuderebbe i battenti. E Paola Perego potrebbe essere colei che potrebbe eventualmente condurre un programma al posto di l'arena di Giletti. Probabilmente sarebbe stato invocato a più riprese un miglioramento della posizione proprio di Massimo Giletti all'interno del programma stesso, ma non sarebbe stato del tutto accontentato. E dunque sembrerebbe che il buon Massimo Giletti sbarcherà in prima serata direttamente con 12 o 10 appuntamenti fissati che lo vedranno per l'appunto protagonista. Vi ringrazio per l'ascolto, chissà che cosa succederà a questo programma, se effettivamente chiuderà i battenti oppure rimarrà ancora attivo. In attesa di, vi ringrazio per l'ascolto, anche per la visione. Un salutone e a presto.